Anche la marineria di Sciacca riprende lentamente l'attività. Una ventina gli armatori sarcensi che hanno ritirato nei giorni scorsi i documenti che erano stati consegnati nelle scorse settimane alla Capitaneria di Porto e che erano pronti a far uscire già da questa mattina i loro pescherecci. Poi, a causa delle condizioni meteo, del forte vento, la ripresa per loro è stata rinviata, ma ormai siamo ad un 50% delle imbarcazioni della flotta sarcense nuovamente operativo, come conferma Calogero Buono della cooperativa Madonna del Soccorso. La marineria di Sciacca, dopo il blocco totale a causa delle vicende note del coronavirus, pian piano sta riprendendo l'attività di pesca. Già una decina di giorni fa qualche barca ha ripreso l'attività, la settimana scorsa anche in previsione delle festività pasquali e quindi della necessità di avere pesce fresco, circa una ventina di barche sono andate al lavoro regolarmente, altre barche hanno deciso di riprendere l'attività questa settimana. Effettivamente oggi non sono in pesca per cattivo tempo, ma ritengo che da domani all'incirca 40 o 45 pescherecci saranno regolarmente in pesca, quindi più o meno la metà del naviglio di Sciacca della grande pesca da domani sarà regolarmente in attività. Da che cosa scaturisce questa decisione? Seppure chiaramente la metà, come diceva lei, ancora sono ferme e lo rimarranno per i prossimi giorni. Ma da un lato sicuramente la voglia di riprendere un po' la normalità e dare la possibilità anche alla nostra comunità, ma non solo quella di Sciacca, ma dell'intera regione, di avere il pesce fresco che è un bene primario e quindi in questo momento non ha chiusure e vincoli particolari. Dall'altro lato sicuramente c'è anche una questione di carattere economico, perché gli ammortizzatori sociali che sono stati previsti dal governo centrale, la cosiddetta cassa integrazione in deroga, non arriva, nel senso che non è un sussidio immediato, arriverà con il tempo, quindi c'è anche obiettivamente una difficoltà economica da parte dei pescatori per sostentare le proprie famiglie. Quindi anche questo è sicuramente uno dei motivi che ha spinto la marineria di Sciacca a riprendere l'attività, senza contare che ancora oggi, ad esempio, si lamenta il mancato pagamento di indennità, per esempio, del fermo biologico alle imprese degli anni pregressi. Quindi anche sicuramente una questione economica ci sta alla base di questa ripresa dell'attività. C'è una questione economica e però c'è anche l'obbligo di mantenere determinate misure, quelle del distanziamento, la sanificazione degli ambienti di lavoro, quindi degli adempimenti ai quali gli armatori dovranno far fronte. Il sindaco, tra l'altro, li ha ribaditi la scorsa settimana in una ordinanza. Sì, questo è stato comunicato agli armatori, i quali hanno fatto una sanificazione straordinaria dei loro luoghi di lavoro, cioè del peschereccio. Tutti indossano regolarmente gli strumenti protettivi, quindi dalle mascherine ai guanti, quindi c'è una attenzione sotto questo punto di vista e quindi il distanziamento sociale classico, diciamo che siamo tutti tenuti ad osservare, viene anche osservato da parte dei marittimi che lavorano a bordo dei pescherecci. Quindi c'è una grande attenzione, ma è chiaro che c'è anche pian piano una voglia di ritornare alla normalità, fermo restando che i sussidi e eventuali diciamo, aiuti da parte o della regione o del governo debbono ancora diciamo, arrivare.